intelligenza artificiale, intelligence. E voglio vedere quanti di voi iniziano a scrivere. Emma, Non lo faccio vedere. per farvi capire di che cosa sto parlando, devo andare sul mio computer. Quindi io divento piccolo piccolo e apriamo a tutto schermo quello che è il mio PC. Vi ricordo che settimana scorsa è uscito un video che parla proprio di questa mia mega postazione. E ancora una volta le riprese le sto facendo con il cellulare. Questo deve essere chiaro perché sto lavorando solo con il cellulare. Allora, siamo all'interno di Photoshop versione beta. Questa cosa è molto importante, versione beta. Se non avete la suite cloud, Creative Cloud e pagate, probabilmente questa versione non la potete vedere. Ma non è questo il concetto. Io vi sto facendo vedere questo per capire un po' quanto è potente un sistema del genere e dove stiamo andando. Perché secondo me questa roba è devastante. Comunque, tra l'altro bella anche questa luce, ragazzi. Ho preso questo setup con questa ring light che si monta MagSafe, è molto bella. Comunque, allora, questa è la foto. Non è che c'è tanto da dire, l'ho fatta io. Mi sembra abbastanza fatta bene. Non vedo niente di strano. Fin qui tutto a posto. Perfetto. Allora, mettiamo caso che la foto, in realtà nativamente non è quadrata, ma questa è una foto presa da un post Facebook. La voglio ingrandire, quindi gli do margine qui, gli do margine di qui, questa la mettiamo qua sotto, così, ta ta ta, ti ti ti, perfetto. Diciamo, anzi, guarda, voglio esagerare con il cielo, esageriamo con il cielo, così. Quindi abbiamo molto margine in alto, perfetto. Che cosa faccio? Seleziono la parte della fotografia, seleziono inverso. E qua sotto, vedete, questa è la cosa più importante, faccio riempimento rigenerativo. Non scrivo nulla, lascio tutto così com'è e clicco genera. Si aprirà questa barra di scorrimento e aspetto qualche secondo. Quanti secondi sono passati già? 10, 11, 12, 13, 14 secondi. Capite che... E aspettate! Perché vi dà tre alternative. Una, due, tre. Cioè, ragazzi, è fuori di testa sta cosa. Questa cosa è fuori di testa. È fuori di testa. Io poi qui posso anche, volendo, dire che qui non mi piace questo. Questa zona qui non mi piace. Scrivo riempimento generativo e scrivo... non lo so, mountain, per forza in inglese bisogna scrivere. Vediamo, scrivo, ma così è, solo per vedere che cosa succede. Probabilmente non uscirà bellissima perché parliamo comunque di... E che cazzo mi ha messo? Ho messo un'altra macchina, il culo di un'altra macchina. Vabbè, in questo caso ha fatto una cagata, quindi lo togliamo. Ma, per esempio, io qua sopra voglio mettere, che ne so, no, airplane, sì, shuttle. Shuttle, vediamo se ci mette uno shuttle. Potrebbe essere carino anche vedere uno shuttle. Che potenza, ragazzi. Potenza allo stato puro. Vediamo. Poi bisogna vedere come te lo metto lo shuttle, però. Ok, non credo sia uno shuttle. Vabbè, ha messo delle cose lì sopra. Però le mette bene, che questa è la cosa assurda. Le mette bene. Adesso io voglio provare a fare un... ripristina da qui, rivado di qua, riseleziono questa qui, faccio sempre selezione inversa, riempio generativo, dark, così, vediamo. Vediamo, ho scritto dark,
Vediamo che cosa mi va a generare questa volta. Poi cambiamo foto. Ho postato un video con una cosa simile su Instagram e devo dire che c'è tanta paura. Ho sbagliato anche a fare la selezione, vabbè. Però, cioè. Cioè, ragazzi, ma questa forse è un po' finta, ma questa potrebbe andare, eh? Questa potrebbe andare. È qualcosa di assurdo. Mo' ne prendiamo un'altra. Chiudo questa. No. Guarda, prendo questa qua che l'ho provata già a fare l'altro giorno. Qui, stessa roba. Praticamente io seleziono la foto. Mi do un bel marginone esagerato. Questa volta il margine me lo do verso il basso. Vediamo che succede. Faccio così, seleziono la foto, faccio selezione inversa, riempimento, non dico niente, genere e basta. Vediamo che cosa ci crea questa volta solo e soltanto sfruttando la I pura. Eccola là. Cioè, ragazzi, ma Madonna, questa è meravigliosa. No, è più bella questa. Cioè, guardate qua. Ma poi qui la cosa assurda è che io potrei prendere questa zona qui e scrivere Everest at sunset. Sunset. Genera. Vediamo che succede. Ovviamente non sto dando nessun senso logico a quello che sto facendo, è semplicemente per stressare la cosa e vedere che cosa viene fuori. Cioè, ragazzi, ha messo le montagne là dietro. Ok. Prima dice genera. Capite che su alcune tipologie di cose c'è un risparmio di tempo infinito, ma veramente infinito. Ovvio che probabilmente, ma che cacchio mi ha generato? Ah, ho lavorato, ho sbagliato io, scusate, ho fatto una cazzata, ho generato una cosa sbagliata. Su, ovviamente, su alcune tipologie di cose, questa è una manna dal cielo. Bisogna stare attenti a non abusare di tutto questo, perché poi è un attimo. No, vabbè, io non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Poi va sistemato, sì, va sistemato, perché per esempio questa zona è un po' strana, però è folle, è veramente folle, è veramente potente. Io non so se si sono resi conto di cosa hanno creato. Veramente sono sconvolto e potrebbe essere ancora più interessante, secondo me, questa cosa applicata. Cioè, io posso fare questo e ho ricostruito completamente un'altra cosa rispetto a quello che era l'originale, ma decisamente diverso rispetto a quello originale. Cioè, scusa, se io faccio così e faccio selezione inversa, scrivo sunset, così. Quindi a me affascina molto, credo che l'intelligenza artificiale da qui in avanti ci andrà in qualche modo ad agevolare. Vabbè, ho fatto un ritaglio del cazzo io. Dovete sempre partire sulla foto originale, non sul primo ritaglio. Oh, faccio così. Selezione inversa, riempimento sunset. Oh. Mentre parliamo lui fa. Sono sempre più dell'idea che questo tipo di tecnologia ci permetterà di lavorare meno, meglio. E tutti quelli che dicono: ma perché mi fa sto ritaglio così? Ho sbagliato qualcosa io. Tutti quelli che dicono: e però. Ah no, ho sbagliato, è che deve andare sopra. Eccola là, il sunset l'ha messo a cazzo. Ah, forse conviene che unisco i livelli. Tutti quelli che dicono: però così ci va a togliere. Che ve deve togliere? Al massimo vi dà. Però
più tempo per stare, perché nessuno pensa a sta cosa, che al massimo c'hai più tempo per stare con la famiglia, avere hobby. Cioè, perché per fare sta post-produzione, ditemi quello che vi pare, ma per mettere sto lago qua sotto, il riflesso dell'albero, il riflesso della macchina, ci volevano a essere buoni, boh, 3-4 ore per farlo, per farlo bene. Vedete che l'ha fatto bene. Cioè, vabbè, questo fa cagare, ma questo è accettabile. Questo è accettabile. Porca miseria, cioè. Io sono dell'idea che questa è una forza assurda nel nostro lavoro, e ne stanno tanti altri di siti e di cose che permettono di fare questo. C'è quello che permette di creare script, di creare storyboard, senza parlare di chat GPT, perché poi lì si va a toccare un altro argomento. Quindi ditemi voi che cosa ne pensate. Secondo me questa tecnologia, utilizzata bene, quindi non è che deve essere sempre un escamotage, deve essere utilizzata nel modo giusto, può permettere di essere più veloci, risolvere magari problemi, perché questo potrebbe essere anche una soluzione per risolvere problemi. C'è un problema, c'hai un contesto sbagliato, non si può fare quella cosa, fai così e te la sei rigirata come ti pare. Non so che dirvi, ieri ho fatto altre prove, cioè guardate questa, per farvi capire. L'originale, questa l'ho scattata qui vicino, qui sulla sinistra erano tutti alberi, non c'era altro, sulla destra strada. Gli ho detto fammi un tramonto sul lago. Ragazzi, cioè, è tanta roba, ma proprio tanta roba. Io queste cose mi emoziono, porca miseria. Cioè, guardate qua che cacchio ha ricostruito. Vi lascio riflettere, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Come vedete, sto cercando di riprendere un po' a realizzare video diversi. Non mi va di mettermi a riparlare attrezzatura, che è abbastanza un po' scontato. Quindi sapete già, insomma, quando ho qualcosa di carino ve lo porto. Però fatemi sapere.